L'istituzione della figura del garante per i disabili credo che è un grande e positivo risultato, prima di tutto per le persone disabili, che credo avranno un contributo, per le associazioni che lavorano, con le quali abbiamo avuto rapporti perché il percorso è durato più di un anno, e ovviamente per tutta la città. Noi nel percorso abbiamo iniziato, che è partito un consigliere Verini, che io sono al PD, lui è di un altro partito, però questo è importante dirlo, che quando ci sono elementi, cose positivi per la gente, per la città, per le persone, non bisogna andare a vedere di che partito siamo, cioè va appoggiato e vatta. Infatti ha avuto un grande consenso di tutta la Commissione sin dall'inizio della società della salute. E abbiamo dovuto modificare lo statuto e oggi o domani andremo ad approvare il regolamento. Dunque, è una grande cosa per i disabili, per la città e ovviamente per la commissione che ha lavorato. Io mi auguro, perché è un obbligo che vada continuato il percorso, però mi auguro che nella prossima legislatura si possa portare a termine quello che abbiamo incominciato, modificando lo statuto e facendo il regolamento, per il bene dei cittadini e delle persone disabili in questo caso.